Il comune può fare una funzione di regia, può proporre con i suoi assistenti anche sociali, può proporre delle persone che vivono lo svantaggio affinché siano avvicinate alla cooperativa e possano trovare all'interno del bene confiscato situazioni di tirocinio, situazioni di lavoro, sicuramente situazioni di inclusione. Quindi ci aspettiamo che il Comune ci sia d'aiuto dal punto di vista burocratico, perché un bene è fatto di terra, è fatto di immobili, bisogna riuscire a far sì che i beni non siano beni inesistenti, ma esistano, quindi la burocrazia deve essere sistemata. Intanto c'è una buona notizia, un finanziamento corposo di Banca San Paolo Intesa per fare cosa? Per acquistare dell'impiantistica, acquistare veicoli che permettano di poter lavorare, per esempio, con il mondo delle scuole e possano aiutare a aprire delle attività di turismo responsabile. È un processo spesso lungo, spesso complesso, difficile, si scontra anche con problemi legali e burocratici notevoli, però ecco, con l'impegno e con lo sforzo dei protagonisti si riesce anche ad ottenere dei successi e a scrivere delle pagine molto belle come quella di cui parliamo oggi. Purtroppo l'esperienza ci insegna che i beni molto spesso affidati a cooperative ma anche a delle associazioni non hanno alla fine come dire, portato i risultati che avevano messo sul campo e che avevano portato come dire, avevano spinto il comune in questo caso ad assegnare il bene. Ma naturalmente noi vogliamo essere un compagno di viaggio se dall'altra parte troviamo chi ci tende la mano, altrimenti noi facciamo strade diverse, non lo facciamo, come dire, con questo bene, lo faremo con tutti i beni confiscati e che purtroppo, ahimè, oggi non hanno mantenuto la promessa fatta quando hanno richiesto il bene.